a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video statico. Avete già letto dal titolo che è un nuovo metodo di studio. Il mio metodo di studio è il terzo video che faccio come metodo di studio, ma me lo continuate a richiedere, appunto, sempre aggiornato, quindi continuo a portarvelo. E io ho il mio che è efficiente, nel senso che non studio mai più di tantissime ore al giorno. È un metodo veloce e soprattutto i risultati si vedono. Metto qua la mia pagella e niente, quindi appunto sono qua per darvi i trucchetti, quello che faccio io, insomma, in generale un po' una linea guida per coloro che hanno un metodo di studio che non ritengono efficace, che vorrebbero anche solo portare un po' di modifiche o avere dei consigli in generale. Allora, quindi io sono in, come sapete o forse non sapete, in quinta liceo scientifico e questi sono i miei ultimi mesi di studio a liceo, che fa strapaura da dire perché a me di fatto sembra di averlo appena iniziato. A proposito, se volete un video per quanto riguarda la scelta del liceo, vi lascio qua da qualche parte il link oppure trovate nell'info box. Se invece volete un video più specifico per il liceo scientifico, la mia esperienza, quello che si studia e tutto quanto, invece ditemelo perché sono felice di portarvelo ed aiutarvi nella scelta del liceo scientifico. Ho trovato il mio vero e proprio metodo di studio, diciamo, nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni. Anche perché con la DAD non studiavo, cioè detta sinceramente non studiavo, ma alle medie non avevo un preciso metodo di studio, infatti non andavo troppo bene perché alle medie avevo un numero insufficiente, più che adesso soprattutto avevo insufficienze in grammatica, ragazzi faccio schifo. Beh, insomma, quest'anno sto mantenendo una buona media, il mio obiettivo sarebbe quello di non prendere insufficienze almeno nel pentamestre, perché appunto prima della maturità non volevo avere delle insufficienze in pagella. Per ora la mia media è dell'8 e volevo mantenere questa media, speriamo. Adesso quindi dovrei avere la verifica di matematica. Wishing, speriamo. Partiamo con appunto la base del mio metodo di studio, che è l'organizzazione. Se io dovessi riassumere il mio metodo di studio, direi sicuramente organizzazione, ragazzi, perché io mi baso tantissimo sull'organizzazione. Io ho la mia agendina in cui pianifico tutte le cose. Il fatto che dovete comprarla, basta soltanto che vi scaricate un planning del mese in cui ogni mese vi piazzate, ogni volta che c'è una verifica o un'interrogazione o un'esposizione, insomma, ve la piazzate lì, di modo da non arrivare qualche giorno prima che scoprite che c'è una verifica. Questo assolutamente non mi è mai successo, io mi porto sempre in tempo con organizzazione, questa è una cosa top. Moltissimi miei compagni iniziano a studiare per le verifiche il giorno prima, che secondo me è una cosa assurda, perché il cervello mentalmente, cioè ce la si fa, però non si ottengono risultati ottimali, ci vuole un giorno intero, tantissimo tempo, smezzandosi il lavoro e ripetendolo poco a volta, il cervello memorizza molto più in fretta. Cioè, se voi avete una verifica sabato di filosofia, come nel mio caso, se voi iniziate già a studiare da lunedì, martedì, mercoledì, quella mezz'oretta anche solo al giorno, vi memorizzate tutto molto più in fretta rispetto a studiare tutto venerdì. Quindi organizzazione, in modo da sapere esattamente che cosa avete settimana in settimana, capire quanto è la mole di lavoro, perché se avete una verifica ovviamente di 80 pagine ed è tra una settimana, dovete muovervi, come anche se avete una verifica tra 2 settimane su 10 pagine, potete anche iniziare, insomma, più avanti. Ma se magari questa verifica tra 2 settimane è su una migliaia di roba, iniziate già a portarli avanti, specialmente se magari in quei giorni non avete niente da fare, perché ogni giorno bisogna studiare sempre un po'. È brutto da dire, cioè ovviamente ci sono anche dei giorni in cui si può non studiare, ma nella base portatevi sempre avanti, perché fa sempre e comunque bene. Magari c'è quel giorno in cui non avete niente da fare e dite, oh, non ho neanche da studiare, però portatevi avanti, cioè sembra una forzatura, ma portatevi avanti. Vabbè, è successo anche a me ogni tanto di balzare qualche verifica perché magari non mi riuscite a preparare in tempo, eccetera eccetera, però solitamente appunto prepararsi per tempo. Altro consiglio che sta alla base del mio metodo di studio è stare attenti in classe e prendere appunti, che è una cosa che vi avranno già detto, una cosa che è andata per scontata, ma non così tanto, perché io vi assicuro che appunto stando attenti in classe, cercando di capire le cose e sfruttando i prof, perché moltissimi, mi baso sempre sull'esempio di quello che vedo, delle persone che conosco che magari durante le lezioni usano il telefono, io stessa mi capita di usare il telefono, di distrarmi con altre cose, ma se ritengo la lezione importante, una cosa che per me è assolutamente importante è stare attenti in classe, cercare di capire quello che la prof sta spiegando e farle anche delle domande, questo nelle ore di matematica, nelle ore di fisica, nelle ore di italiano, prendere appunti, perché quando arriva il momento del compito o dell'interrogazione, se voi, cioè i prof solitamente, se sono intelligenti, vi chiedono le cose che, di cui ovviamente avete parlato, quindi se voi anziché trovarvi una verifica su un argomento che non sapevate neanche di star facendo, una verifica su un argomento che bene o male avete appunti, avete cose, il lavoro da fare è un quarto, e questo ve lo assicuro, perché ci sono materie che io non seguo, tipo filosofia. Io chiaramente quando ho la verifica, che cioè questo sabato su Hegel ad esempio, non ho la minima idea di cosa fare, cioè non so neanche chi sia Hegel, per dirvi. Quindi posso capire che non venga semplice tutte le materie, ma nella maggior parte io provo a seguire al massimo. Una cosa che io non faccio è la divisione delle pagine, cioè nel senso, se io so che ho una verifica su 30 pagine, non mi divido 10, 10, 10, quella cosa è una cosa che non ho mai fatto, però dovrei iniziare a fare in realtà, quindi se la volete fare, iniziate a farla, fatela.
cioè nel senso imporvi lunedì mi studio dalla pagina 5 alla pagina 10, martedì dalla 10 alla 15 eccetera eccetera. Io non lo faccio perché in realtà dipende da giorno in giorno, quel giorno ho bisogno di studiare un po' di più, quel giorno un po' di meno, così magari prossimamente inizierò a farlo, dividermi le pagine, almeno vi date un obiettivo, cioè se sapete che non siete determinati e che molto spesso vi passa la voglia di studiare subito, imponetevi un obiettivo, cioè imponetevi oggi 3 pagine, domani 3 pagine, piuttosto che 20 pagine e 20 pagine, fate 3, 3, 3, 3, meno tempo ci mettete prima finite, cioè effettivamente se siete poco motivati e non riuscite a studiare tante pagine, dividetevi anche 2 pagine al giorno, che non sono niente di fatto. Se vi serve per rimanere più motivati, assolutamente dividetevi anche le pagine. Appunti, colori e mappe. Sto mangiando una caramellina per il sistema immunitario perché ho paura di ammalarmi e non posso perché ho le invasi in questi giorni. Allora, ognuno ha i suoi appunti, c'è chi piace prendere gli appunti al computer o dal tablet. Io personalmente vi consiglio di prenderli a penna perché così avete la vostra calligrafia, vi fate voi le freccette dove volete, ci vuole molto meno tempo e soprattutto nella scrittura il cervello memorizza già. E assolutamente io sono pro agli appunti sulla carta piuttosto che sul tablet o sul PC. Sicuramente sul PC sono molto più ordinati, lì dipende molto da persona a persona, perché conosco tante persone che prendono gli appunti sul tablet e sul computer. Secondo me no, secondo me è molto meglio prenderli direttamente sulla carta. Cerco di prenderli già abbastanza ordinati e carini in classe, poi ovviamente se c'è qualcosa da sistemare lo sistemo. Però generalmente già in classe sto tentando a usare il bianchetto, i colori, la matita, le cose per riuscire a poi non dover ricopiare tutto. A casa magari me li riguardo, a casa magari integro. E nel momento dello studio molto spesso faccio il riassunto del riassunto per avere tutto molto chiaro e lineare, anche su una mappa concettuale, una parola collegata ad un'altra, insomma certo faccio così per quando ho tante cose da studiare. Però io sono super pro a prendere appunti sui quaderni, uso i quaderni a spirale di modo che posso strappare i fogli e magari metterli nel quadernone, perché faccio così per ogni materia quasi, ho un quadernone ad anelli in cui posso staccare e attaccare i fogli, così cambio io l'ordine, ci posso aggiungere delle cose in mezzo, ci posso togliere delle cose, sono super utili, ve lo super consiglio. Quadernone ad anelli e quaderni a spirale. Matematica, uso questo quaderno in cui i fogli si possono strappare e hanno i buchi. Quando faccio esercizi uso questo quaderno e gli esercizi li lascio in questo quaderno. Quando invece faccio in teoria strappo e attacco nel quadernone, così ho tutta la teoria da una parte e tutti gli esercizi dall'altra. Questa è una cosa super funzionale per appunto le materie come matematica e fisica o in cui avete esercizi rispetto a teoria. Materie come italiano invece uso sempre questo metodo, però direttamente senza usare fogli e strappare cose così, uso un quadernone unico con i fogli, così semplicemente magari divido con le buste trasparenti per gli artisti, tipo magari metto Gabriele D'Annunzio, poi ci sono tutte le pagine, un'altra busta Luigi Pirandello, tutte le altre pagine. È super utile, questo penso sia la base di tutto, cioè io tornassi indietro farei tutto molto più ordinato, perché io ho gli appunti dei primi anni di liceo che comunque sono utili, anche quelli della terza e della quarta soprattutto, ce li ho un po' sparsi, quindi tornassi indietro ogni volta che finisco un argomento lo metterei in una bella busta e poi in un unico quadernone, così mi troverei una bella pila di enorme di argomenti, di appunti, ma almeno è tutto lì. Invece adesso ho le cose un po' sparse nei quadernoni, su questo non sono stata molto brava, quindi se siete ancora in tempo, che magari siete in seconda o terza, fatelo. Bella busta in un bel quadernone, così avete tutto etichettato. Se voi dividete per materia, raga, avete tutto, tutto pronto per la maturità, tutto pronto in generale. Ogni volta che vi serve qualcosa sapete già dove trovarlo. Il mio quadernino. Ripasso quotidiano è anche solo quella mezz'oretta giornaliera. Io, raga, ripasso in qualsiasi momento. Io ripasso mentre cammino. Molto spesso vado, magari mi muovo da un posto all'altro a piedi, di modo che nel cammino posso ripassare. Molto spesso mi porto sugli appunti, mi faccio le foto di appunti, me le tengo nel telefono. Cioè, io ogni momento che è buono, in cui non sto facendo niente, piuttosto che mettermi a giocare a idee sul telefono, ripasso se ho qualcosa da ripassare, cioè sul tapirulane in palestra, quando corro molte volte ripasso a mente, fatevi delle camminate intanto che ripassate, così fate sport e ripassate, il ripasso teorico è buono sempre. Un conto se dovete fare esercizi di matematica, lì allora dovete essere appoggiati e scrivere, ma se dovete ripassare delle cose a mente, portatevi con voi i vostri appunti, camminate, ripassate, insomma una cosa che io trovo super mega utile. Avete una verifica importante, avete tutti i vostri appunti e ripassate di giorno in giorno, senza starci delle ore, anche solo una mezz'ora, ripassate tutto l'argomento, lo ripetete una volta e il giorno dopo lo sapete sicuramente meglio. Anche se il giorno stesso mi sembra di non sapere niente, perché magari mentre ripasso leggo tantissimo, il giorno dopo le cose le sapete. Sfruttare il tempo più possibile, i tempi morti, anche in classe. Io molto spesso in classe, quando ci sono delle ore morte, in cui magari sta interrogando degli altri, non c'è niente di importante, io uso tantissimo il tempo in classe per portarmi avanti, cioè... Tipo venerdì c'erano delle esposizioni in inglese e io mi sono messa lì a farmi i miei appunti. Però dipende anche molto dalla situazione, cioè questo non dico che non dovete più stare attenti per portare, cioè no. Se vedete che un'ora in cui magari sta interrogando degli altri, voi siete già stati interrogati, portatevi avanti e avrete molto meno da studiare a casa. Io a casa studio davvero pochissimo, studio tantissimo in classe,
o mentre faccio le mie cose. Per quanto riguarda le interrogazioni, nella periodicità io preferisco farmi interrogare a metà. Non alla prima, neanche l'ultima. L'ultima assolutamente no, prima no. Farsi interrogare a metà secondo me è la giocata, perché sentite già un po' di domande che fanno, potete chiedervi un po', informarvi come si struttura l'interrogazione. Alla fine invece è tosta, perché comunque ve la portate tanto avanti, ogni volta avete l'ansia, quindi io vi propongo e vi dico, secondo me farsi interrogare verso la metà è top, così ve la togliete, capite un po' com'è e poi andate. Tipo oggi mi sono fatta interrogare in fisica, me la sono tolta, non la devo più tenere nell'ansietta, è un tic a un'interrogazione in meno nella mia vita. E però allo stesso tempo ho sentito già interrogazioni, quindi sapevo un po' come erano fatte. Il lavoro del mio metodo di studio è in classe e poi integro stando a casa, quindi c'è un 50%, forse un 80-20%, perché davvero io in classe cerco di stare molto più attenta. Questi erano in realtà i miei trucchi, cioè il mio metodo di studio alla fine è questo: sto attenta in classe e integro a casa, ripasso nei momenti morti e soprattutto ci vuole organizzazione e ordine. Non usate un quaderno unico per tante materie, usate un quaderno per ogni materia. Dividete tutto, tenete tutto ordinato, mantenete tutto in ordine. Se vi mancano gli appunti chiedete di integrarli ai vostri compagni e state attenti in classe, ci vuole ordine e organizzazione, perché solo così avete anche la mente chiara, non vi trovate casini di roba accumulata. Quindi distribuitevi il lavoro in modo pacifico, in modo tranquillo, in modo che avete ben chiaro le cose che avete. Sabato ho una verifica, bene, lunedì inizio a prepararmi per questa verifica. So che poi lunedì ne ho un'altra, bene, magari allora mercoledì inizio a prepararmi anche per l'altra, di modo da non trovare tutto accumulato, perché saltare le interrogazioni, saltare le verifiche non è il metodo più efficace sicuramente. Io mi sto trovando molto bene. Per qualsiasi domanda scrivetemi, vi passerò i miei appunti, ma una scrittura davvero brutta. E niente, detto questo, per qualsiasi domanda riguardo al metodo di studio scrivetemela qua sotto, cercherò di rispondere, magari se ricevo tante domande farò un video proprio apposito a parte. E ditemi che altri video tema scuola volete, perché mi piace un sacco aiutarvi, visto che appunto stanno abbastanza bene a scuola, sono felice di aiutare le persone che quindi hanno bisogno. Qualsiasi metodo, anche uno study with me, liceo scientifico, non lo so, qualsiasi idea che vi viene, che vorreste vedere il tema scuola, ditemelo. Iscrivetemi, lasciatemi un bel pollice in su, ci vediamo la prossima settimana con un weekly vlog che sto registrando proprio per voi. Vi mando un bacino.